Ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video faccia del giorno. Allora, vi faccio vedere molto velocemente che trucco ho fatto. Anzi, avvicino la sugli occhi. Sulle labbra. È un trucco veramente semplice, semplice, semplice. Allora, come base ho utilizzato il Dior Forever. Io ce l'ho il Dior Skin Forever nella colorazione 020. È un ottimo fondotinta, ne ho già parlato, comunque poi nello specifico dei prodotti magari ne parlerò in altri video. Questo è giusto un faccia del giorno perché se no, ragazzi, ho veramente tantissimi video da registrare. Poi, dopodiché, sugli occhi sono andata a realizzare questo trucco con un nuovo acquisto, ossia la palette di Kat Von D che io ho comprato sul sito di Elcourt Igles. Elcourt Igles. Ho utilizzato questa e sono andata a sfumare nella piega dell'occhio. Di questa palette ve ne parlerò in seguito. Nella piega dell'occhio ho sfumato questo colore qui del quad dei neutri, poi ho applicato su tutta la palpebra questo colore qui che è stupendo. Perdonatemi le unghie, ma ce le ho devastate. Ve lo faccio vedere. Questo colore ha una scrivenza pazzesca. E poi nell'angolo esterno per allungare sulla palpebra ho sfumato un po' di questo e un po' di questo dei marroni caldi. E poi sotto l'arcata sopraccigliare sono andata a mettere questo colore qui. È un trucco molto molto semplice, però a me piacciono tantissimo, soprattutto i toni caldi. Questa palette ha il costo non ve lo so dire, un attimo, ve lo dico subito, 45,90 euro, però è veramente un'ottima palette, ci sono ottimi colori, si sfumano facilmente fra di loro, sono molto molto setosi al tatto e un po' polverosi, ma neanche troppo. Calcolando che sono tutti dei colori matte. Comunque, ripeto, di questi acquisti ne parleremo dopo. Dopodiché, all'interno dell'occhio sono quindi come rima interna e anche superiore e inferiore, sono andata ad applicare questo Kajal che io avevo acquistato dal Oro del Marocco. Lascerò giù nell'info box, la pagina Facebook, dove vi riporta al sito se non sbaglio. Io ho comprato due Kajal da questo sito, sia quello in polvere che questo in pasta. Devo dire che sono fantastici. Quello in polvere dovete stare un po' attenti nell'applicazione perché se vi va a finire qui non lo togliete più. Questo in pasta è bellissimo. L'applicatore è così, cioè. Però hanno una scrivenza. Ora io non mi faccio lo swatch perché non lo togliete più. Cioè, questo qui all'interno dell'occhio, a parte che è di un nero intensissimo, non so se si può vedere. Io l'ho applicato sia sopra che sotto nella rima interna. È bellissimo, non lo muovete da lì per tutto il giorno, veramente stupendo. Poi sono andata, dopo aver fatto il trucco occhi senza applicare il mascara, sono andata a mettere qui sul contorno occhi, anche per pulire un po' la zona, il mio correttore, questo qui della Ella Girl, che è il Creamy Beige, se avrete la testa così di questo prodotto, perché ve lo cito sempre. E poi sono andata a chiudere il tutto sotto l'occhio. Prima ho messo un po' di questa cipria di MAC che è la Blot Powder e l'ho messa sotto l'occhio. Io questa cipria la sto usando tantissimo ogni giorno. E poi oggi ho utilizzato su tutto il viso la Dior Skin Forever, la cipria proprio che esce
insieme al fondotinta e al primer che esce, che la comprate, io l'ho comprata, è così, veramente bellissima, una polvere super sottile, illuminante, molto molto carina. E poi per definire le sopracciglia, come sempre la mia matita di Kiko Lay Brow Sculpt Automatic Pencil nella colorazione 01, e per fissare ho utilizzato questo qui della Fito, che però ve l'ho detto non mi piace, infatti ne ho comprato un altro che vedrete in un altro video. Come mascara ho utilizzato sempre lui, il Maxi Mood Mascara di Kiko, io sempre l'appello Kiko metticelo in permanente. E poi come blush ho utilizzato questo di Essence, che è vecchissimo, penso non lo facciano più, dei Silky Touch, però lo sto portando avanti perché come vedete c'è un bel buco, quindi lo voglio terminare, ed è il Baby Doll. Questo qui, come vedete, io l'ho aperto a giugno 2014, a 24 mesi di scadenza, è un po' passata la scadenza, però l'odore non è cambiato, il prodotto è buono, sto cercando di terminarlo perché appunto a me piace anche terminare i prodotti di make up. Sulle labbra invece ho applicato Diva di MAC, bellissimo colore. Lui, questo colore fantastico, che è un borgogna bellissimo, no, un po' meno borgogna, cioè un po' più, va su più nel rosso che nel borgogna. Comunque questo è stato tutto quello che io ho acquistato, questo è stato tutto il trucco faccia del giorno, così ora passerò a registrarvi dei video, però dove mi vedrete truccata così, quindi saprete che trucco ho effettuato se magari ne siete interessate. Sulle unghie non porto nulla se non una base rinforzante perché ho le unghie devastate in questo periodo, ma per problemi miei ho il ferro molto molto basso e quindi le unghie e i capelli sono anche la pelle un po' a dura prova in questo periodo. E niente, io spero che il video possa esservi piaciuto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!